l'argomento di questo incontro, che è la dermatomiositi giovanile. La dermatomiositi giovanile era già stata affrontata nel corso dell'incontro AMRE di qualche mese fa. La dermatomiosite è una malattia cronica multisistemica che interessa fondamentalmente la cute e la muscolatura scheletrica. Esordisce normalmente in età pediatrica e riguarda più le bambine dei maschi. L'esordio può essere acuto e allora il quadro può essere veramente importante con una improvvisa astenia, difficoltà nella movimentazione, bambini che non riescono più a camminare, sono irritabili, possono presentare una tumefazione del tessuto sottocutaneo, avere difficoltà a respirare e a articolare correttamente la parola, ma più comunemente è subacuto, cioè insidioso, con una progressiva ipostenia muscolare e una graduale difficoltà a svolgere anche comuni attività come salire o scendere le scale o accudire a se stessi. L'evoluzione può essere unifasica, vale a dire esiste un episodio acuto e poi si risolve, o polifasica, cioè più episodi intercalati da fasi di benessere, oppure continua. La dermatomiosite riguarda la cute, come vi ho detto, e il muscolo. La cute è fondamentale e sono fondamentali queste manifestazioni cutanee, che sono appunto questa colorazione lilla delle palpebre, un'ascia farfalla che per certi versi può ricordare quello del lupus, e il segno di Cotton, che è un eritema maculopapulare ad esito squamativo presente sulle nocche delle. È comune in questi pazienti un edema e delle vedere in questi pazienti edema e delle teleangiectasie periungueali. Questo dato è un dato importante perché consente di essere meglio messo in evidenza facendo un esame molto semplice che noi possiamo fare con un banale capillaroscopio, cioè con un microscopio con luce radente che mette in evidenza delle emorragie, dei megacapillari e dei capillari giganti e comunque una irregolare disposizione delle anse capillari che costituiscono un quadro altamente sensitivo, un esame altamente sensitivo per la diagnosi, ma ed è anche di semplice esecuzione. Questi sono i quadri che si possono più comunemente vedere, dei capillari giganti, cioè capillari abnormemente dilatati, e dei capillari molto tortuosi, che sono segni di neoangiogenesi. Si vanno a valutare questi capillari nel vallo ungueale, perché è la zona del nostro corpo dove i capillari sono esattamente a 90 gradi rispetto all'occhio dell'osservatore. L'interessamento muscolo-scheletrico, che è l'altro grande aspetto, è caratterizzato da una debolezza asimmetrica della muscolatura, soprattutto prossimale, dolore talvolta, mialgie, ci possono essere delle contratture e delle incapacità, per esempio, a mantenere la posizione della testa eretta e e a mantenere una normale statica. Ripeto, in un 10-15% dei casi può essere presente disfagia e disfonia, quindi una voce tipicamente nasale e una difficoltà deglutire o cliquine. Altri organi coinvolti sono la cute, il quadro è di una lipodistrofia, le articolazioni, con un'artrite non erosiva e non grave, il polmone e il cuore sono coinvolti soltanto in una piccola percentuale di pazienti. L'apparato intestinale invece può essere più frequentemente coinvolto e in questo caso ci possono essere delle alterazioni sia della motilità del tratto più
addominale con difficoltà alla deglutizione possono essere peraltro coinvolti i vasi che vanno a erorare l'apparato gastrointestinale e fino alla terminale delle vasculopatie gravi con infarto intestinale. I parametri più umorali che vengono presi in considerazione nella dermatomiositi sono fondamentalmente gli enzimi muscolari, che sono elevati nel sangue perché esprimono il danno muscolare, e sono la creatina fosfochinase, l'LDH e le transaminasi. Gli autoanticorpi hanno un'importanza decisamente minore nei bambini rispetto a quello che hanno, l'importanza che hanno nei soggetti adulti. L'elettromiografia, cioè la valutazione della funzionalità e dell'attività elettrica del muscolo, mette in evidenza delle caratteristiche motorunità miopatiche, che sono polifasiche, e una attività spontanea muscolare. La biopsia muscolare evidentemente evidenzia un quadro di infiammazione muscolare. La diagnosi si pone sulla base di questi criteri, cioè della rash cutaneo tipico, l'ipospenia muscolare, l'aumento degli enzimi sierici e i segni del miosite all'elettromiografia e la biopsia muscolare. L'elettro alla biopsia muscolare, evidentemente per la sua aggressività e invasività, viene riservata soltanto quando non sono soddisfatti gli altri criteri. Ora, quali sono i limiti della dermatomiosite, della definizione di dermatomiosite? Sono proprio, i limiti sono, riguardano la stessa definizione, in quanto la dermatomiosite è molto probabilmente un insieme di più malattie, una struttura, è una sindrome molto eterogenea, con pone dei criteri, delle difficoltà nella diagnosi, pone dei problemi di diagnosi differenziale e pone anche dei problemi attualmente di valutazione dello stato di malattia. L'utilizzo della risonanza magnetica, che in questo reparto è stato recentemente applicato nei pazienti grazie all'impegno della dottoressa Clara Malattia, ha portato a notevoli chiarimenti sia per quanto riguarda l'estensione dell'interessamento muscolare sia per quanto riguarda la valutazione dell'interessamento di questi pazienti. L'utilizzo della risonanza magnetica come viene effettuato in questo reparto grazie all'attività della dottoressa Clara Malattia ha consentito di verificare sia il grado di interessamento muscolare infiammatorio, che si è dimostrato essere non soltanto prossimale, come si sottolineava nella clinica, come appare clinicamente, ma anche distale. Non solo, ma di valutare l'attività di malattia rispetto al danno muscolare determinato o dalla malattia o dai farmaci che vengono utilizzati, e infine di verificare quali possono essere le regioni più adatte per un'eventuale biopsia muscolare, andandone a ricercare con la risonanza la loro sede. È molto interessante affermare che esiste un interessamento distale nei pazienti con dermatomiosite. Questo perché questo interessamento distale si può manifestare o come focolaio, o può essere a focolaio, può essere riguardare alcuni segmenti soltanto del muscolo, o può essere più diffuso. Così come è importante l'utilizzo della risonanza per valutare
la risposta al trattamento. Quindi si vedono due pazienti, lo stesso paziente, che nel gennaio e nel settembre del 2010 è stato sottoposto allo stesso esame e si vede bene qual è la differenza di interessamento muscolare. Va anche ricordato che la risonanza consente, almeno in prima ipotesi, di differenziare la forma della dermatomiosite con altre miopatie infiammatorie idiopatiche. Questo è un campo di grande interesse, di grande interesse per tutto il nostro istituto in questo momento. La valutazione dello stato di malattia nei soggetti con dermatomiosite può essere effettuata utilizzando una serie di test che vengono usualmente fatti compilare o dai pazienti, se non dai genitori, e fra questi vanno ricordati alcuni che consentono di valutare esattamente la forza muscolare, la funzione motoria o anche la presenza di esiti e complicanze. È altrettanto importante avere un'idea, ma definita in termini numerici, di quello che è lo stato di benessere e della qualità di vita. Per quanto riguarda invece le complicanze della dermatomiosite, la più comune è la calcinosi, che consiste nella comparsa di depositi di calcio nella cute, nelle fasce e nel sottocute. Può essere dolente, fastidiosa, ma è anche da dire che recentemente sono stati individuati, almeno indirizzati, alcuni orientamenti terapeutici. Il trattamento della dermatomiosite consiste intanto nel sopprimere l'infiammazione, secondariamente nel limitare la perdita della funzione muscolare e quindi nel prevenire le contratture muscolari. Il trattamento si fonda tuttora sul cortisone, che viene somministrato o per bocca o a boli in dosaggio più elevato e mantenuto nel tempo. La dermatomiosite è una delle malattie reumatiche che purtroppo richiedono un trattamento steroideo protratto per portare ad una sua buon controllo, almeno subito dopo l'esordio, e i parametri che vengono presi in considerazione per verificare la terapia efficace della terapia steroidea sono gli enzimi muscolari, i sintomi extramuscolari come la comparsa di febbre o di lesioni vasculitiche o di altre cose o di altri sintomi ancora, la forza muscolare e la presenza del rash cutaneo, il quale peraltro ha una sua evoluzione spesso non collegata al trattamento steroideo. Per quanto riguarda una terapia di fondo, recentemente è stato rilevato proprio da Grazia Printo l'importanza del metotrexate come farmaco di fondo, che viene affiancato alla ciclosporina. Altri trattamenti sono quello con la zecuprina e la ciclofosfamide, che peraltro sono notoriamente più tossici e vengono riservati soltanto nelle complicanze maggiori. Altri trattamenti, le infusioni di immunoglobuline per via endovenosa e il trattamento con la rituximab. Le immunoglobuline per via endovenosa vengono effettuate a cicli e si sono in alcuni nostri pazienti dimostrate realmente utili nel mantenere uno stato di discreto controllo. L'utilizzo del rituximab, che è un anticorpo monoclonale rivolto verso i linfociti CD20, ha una sua potente efficacia, è stato utilizzato in pochi pazienti con risultati, devo dire, in realtà soddisfacenti, almeno per alcuni. Per quanto riguarda il trattamento della calcinosi, l'utilizzo con bifosfonati è ampiamente utilizzato, anche se su questo l'efficacia è tuttora in discussione. Questi, in termini generali, sono i criteri attuali di definizione di trattamento della dermatomiosite.